Dal sito dell'Anagrafe Nazionale Digitale, puoi scaricare, tra le altre cose, anche il certificato di residenza, e in questa video guida vediamo come fare, dal telefono e dal computer. Per prima cosa devi andare sul sito ANPR, di cui trovi il link nella descrizione, e arrivato sul sito, devi cliccare su Accedi. Poi devi fare l'accesso, utilizzando lo SPID, la carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi. Dopo aver fatto l'accesso, dobbiamo cliccare su «Ho letto l'informativa». Adesso dalla pagina su cui ci troviamo, cerchiamo la voce «Richiedi un certificato», indicata dalla freccia, su cui clicchiamo. Nel passaggio successivo, dobbiamo prima selezionare il quadratino indicato, per confermare di aver letto le informazioni. Poi dobbiamo cliccare su «Richiedi per te», se si tratta di un documento su di te, altrimenti clicca su «Richiedi per la tua famiglia anagrafica», per scaricare un certificato di un altro componente, o dell'intero nucleo. Ora dobbiamo selezionare dall'elenco di residenza, poi, più sotto, dobbiamo aprire il menu indicato dalla seconda freccia per selezionare una delle voci. Procediamo a scegliere una delle voci disponibili, per spiegare l'utilizzo che faremo del certificato. Se non c'è, selezionane una qualsiasi come ad esempio, società sportiva. Infine, al fondo della pagina, selezioniamo «Desidero scaricare il certificato», e poi poco sotto, clicchiamo su «Anteprima». Dopo aver visto l'anteprima, che chiudiamo, possiamo cliccare su «Ottieni certificato». Avendo già scaricato l'anteprima, con lo stesso nome, ci chiederà se vogliamo di nuovo scaricarlo, e clicchiamo su «Scarica di nuovo». Ci si aprirà così il certificato, che troverai anche nella cartella scaricati o download del tuo tablet o telefono. Dal computer, per prima cosa devi andare sul sito ANPR, cliccando sul link che trovi nella descrizione. Adesso dobbiamo effettuare l'accesso, e per farlo possiamo usare lo SPID, la carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi. Dopo aver fatto l'accesso, ci comparirà un avviso, dove dobbiamo cliccare su «Ho letto l'informativa». Ora dal menu in alto, clicchiamo su «Certificati». Dalla pagina su cui saremo mandati, selezioniamo il quadratino indicato dalla freccia più a sinistra, e poi clicchiamo su «Richiedi per te», se il certificato riguarda noi, o «Richiedi per la tua famiglia anagrafica», se riguarda tutto il nucleo o un altro componente. Nella nuova pagina, per prima cosa dobbiamo scegliere dal menu che vediamo la voce di residenza, indicata anche dalla freccia. Poco sotto, dobbiamo scegliere dal menu indicato il motivo per cui ci serve il certificato. Se il motivo non c'è, possiamo metterne uno qualsiasi, come società sportiva. Al fondo della pagina selezioniamo «Desidero scaricare il certificato», e poi clicchiamo su «Anteprima». Dopo aver visualizzato l'anteprima, possiamo cliccare su «Ottieni certificato». Dovrebbe scaricarci automaticamente il certificato, che troveremo nella cartella «Scaricati o download». Se non lo scarica, dal certificato aperto sul browser andiamo a cliccare in alto a destra, sul simbolo della cartella con la freccia.